Rieccoci. Cos'è che mi dice di fare? Sì, arriverà. Ah no. Tenendo premuto, cliccandoci e poi tenendo premuto due volte. No. La capriola. Voglio prendere sto. Ecco, è pure scappato. Bene. Ah, già che ci sono, salvo. No, chi se. Tanto, vabbè. La videocamera è quasi scarica e io mi sono dimenticato di metterla in carica, bene, spettacolare. Ah, sì, qua bisogna spingere questo tronco. E così si libera l'ingresso alla foresta di fiore. Oh, è arrivata la Nintendo, te pareva. No, aspetta, non lo dovevo dire con la voce della Nintendo. Chi se ne frega? Eccoci. Siamo nella foresta di Feone, non me ne frega niente di quello che dice. Fai! Siamo giunti nella foresta di Fireone. Fireone, se ciao. Bene, questa è la foresta di Fireone. Bene, poi la chiamo Fireone. La crescita rigogliosa, bla bla bla. Quantità di acqua presente, direi con il drago d'acqua. Ah, beh, sì, ho fatto un spoiler gigantesco, però fischio. Ed ecco che abbiamo scoperto ancora un pezzetto. Cioè, la parte più grande, però ce ne manca ancora un pezzetto. Cioè, due pezzetti forse. Mi viene in mente se quando arriviamo alle cascate ci dice un'altra cosa, oppure no. E bla bla bla, me ne sono accorto che si può usare il rivelatore, come cavolo si chiama. Meno male. Anche perché ogni tanto nell'erba ci sono tutti lupi di fiorellini odiosi. Ah, no, io. Povero Fiori, ecco sì. Poveri noi, non abbiamo voglia di affrontarli, però dobbiamo affrontarli comunque. E quindi affrontiamoli. Perché noi siamo i paladini dei deboli, ci manca un cuore, quindi lo prendiamo. Oh. Dopo 30 di rintorno siamo riusciti a prenderli. Ed ecco, questo è un simpatico amico. Che possiamo chiedere, tra l'altro, se è Zelda, gli possiamo chiedere. Si muove più, non voglio. Arga, un tizio verde! Sparmami la vita! Veramente io ti ho appena salvato. Però lasciamo stare. Bene, come vi ho già detto, sta parte sarà un po' più breve del solito. Regista, creatura. È Zelda! Come 5%? Che noia. Lei è sempre fissata con le probabilità. Non si può dire? Sì, lo è. No, non lo è, mi spiace. Potrebbe essere, ma non esserlo. No, ti dice la probabilità che lo sia. Cioè, la domanda è, come cavolo fa ad essere Zelda? Ecco che prendiamo un altro frutto vigore, come cavolo si chiama? Ed eccolo lì, il carino. Mi sistemo su una sedia perché dopo un po' stare lì in piedi. Però effettivamente la devo mettere dall'altra parte. Sono veramente un genio. Oppure ho spostato il cavalletto. Bene. Più genio di me non mi sembra che ci sia nessuno. Però non è vero così. Andiamo. Ora che mi sono sistemato finalmente. Me ne frego di quello che mi. Ah no, è vero, è nascosto. Ecco, ora si nasconde dietro ai funghi. E per spaventarlo dobbiamo colpire i funghi finché non finisce i funghi. Ora dove è andato più? Non me lo ricordo. Ah, già in sto fungo qua. Troppo bello. Ora. È andato in là. Ah, è vero, è dietro l'albero.
Gli puoi... Ah, è vero, gli puoi parlare, ero convinto di dove... sì, colpire anche l'albero. Ero già di fronte. Patapum! Oh, non mi fai niente. Pure... hai ucciso tutti i pirossi? Certo, ti volevo salvare! Non è più rimancio! Tu mi sembri buono, mi hai salvato! Bravo! Complimenti! Devi morire! Ho visto una dall'aspetto simile al tuo poco fa. Chi? Non voglio di chiedere di Zelda. No, no, non so niente, non è in pericolo. Non so niente, no, no, non picchiarmi, no! I tipi rossi hanno iniziato ad attaccarla ed è fuggita con il saggio. Poverino, spaventa! Fai! Devi smetterla. Signora Nintendo, ho tenuto delle informazioni riguardanti Zelda. Sembra sia stata attaccata da creature malvagie, ma è riuscita a fuggire. Si trova ancora in grave pericolo. Che ne sai? Ho contrassegnato il... sì. Non ho voglia di leggere quello che dice Fai. Poi abbiamo tra l'altro solo 2 minuti. No, 3 minuti. Ne abbiamo 3, bene. 1 minuto in più del previsto. Sì, potrei fare. Beh, vediamo. Quella con Marco la voglio fare più lunga. Sì, effettivamente poi magari potrei fare una chat di video. Bene, e così ci siamo sbloccati una scorciatoia e casualmente ho preso già anche la Magatama, o come cavolo si chiama, Ambrata. Io la chiamerò Magatama, anche se so che non si chiama così al 99%. Un favo di me mi è esploso in testa e io ero convinto di aver già ucciso ste qua. Ah no, mi sembrava argentata, se era argentata. Quanto sarebbe stato bello. Ora, prendiamo la roccia e la lanciamo dopo. Ho detto. E gliela lanciamo addosso. Ecco. Però non ci dava anche una rupia. Bene. Abbiamo 2 minuti. Ora. Andiamo e freghiamocene. Ci nota quando gli passiamo dietro, gli commenta. Ah, qua c'è un tronco da spostare, quindi lo spostiamo. Ora speriamo tra l'altro che non si scarichi la videocamera, perché non l'ho messa in carica, perché non trovavo il caricatore. Cosa tra l'altro nemmeno vera. Non so manco perché vi dico le bugie. Sì, sono un bambino cattivo. Ah, ecco, per uccidere sti odiosetti. L'ho capito ieri. Bisogna scuotere il nunchuck quando vi sta per arrivare il colpo. Che noioso che sei. Lasciami un po' in pace. Ecco qua, io ci ho messo mezz'ora. Cioè, sì, forse è stata veramente mezz'ora a capire che bisogna semplicemente tagliarlo. Io mi lanciavo ogni volta. Yeah, perché non mi ci aggrappo? Perché non mi ci sono aggrappato? Lo chiedo anche ora. Ecco, ti pareva. Io voglio sempre fare il rischio. Il 90% delle volte mi faccio colpire. Cioè, insomma, me la faccio finire. Ecco, vedete questo qua? Bisogna dire che è il Kyuri che si riesce a nascondere meglio. Di solito mi dà la schiena quando si alza. Zelda? Zelda? Ah, deve essere quella ragazza che ti somigliava con il piano della testa biondo. Sì, ma parliamo meglio dopo, ora sono tutto proprio sentito, senza i miei fantasmi. Non riesco proprio a ricordare nulla, forse l'attacco dei suoi mostri. Come hai incontrato i miei compagni? Oh, posso, ma sentendo. Ma non posso lasciare lo stesso posto, se sono stati mostri nella foresta. Scusa se te lo chiedo, ma non so se si assicurarsi che gli altri sei miei compagni siano bene. Quando sa so che sono tutti sani e santi. Se ti vuoi,
Sto troppo zelda, non si trova su con il salto. Aspetta, guarda che la fai. Aggiungo le tracce della presenza di Kyuri e Harry del Venatore. Ho detto giusto di su. No, lo so già. Una volta che Kyuri che avete già rintracciato saranno soddisfatti della mappa. Ok, innanzitutto andiamo di qua perché con la nostra ampolla vuota innanzitutto ci prendiamo un paio di rupie senza usare l'ampolla. Andiamo un po'. Riempiamo la fase che così se moriamo, che mi succede spesso, no è vero, non siamo nella modalità eroica. Ok, qua ci ho messo tutto il gioco per capirlo. Bisogna tenere il telecomando in verticale, non in orizzontale. È caduto misteriosamente. Ma... no, volevo prendere... ecco, una cosa, nelle palme, colpendo la parte diversa dal resto, tirano delle rupie. Sì, gli alberi dei soldi ci sono anche sulla terra. Riusciremo a salvarci... ah, non c'è ancora! Riusciremo a salvarci da questo terribile tizio che... suona un corno? Suona un corno? Lo scopriremo nella prossima puntata, visto che ho detto che questa durava un po' di meno, ma è durata come tutte le altre!